La vicenda giudiziaria che vede coinvolto il calcio Catania si allarga sempre di più e tocca non solo la società rossa-azzurra ma anche diverse squadre di Serie B, campionato che rischia seriamente di registrare uno slittamento. Si cerca di capire se ci siano anche calciatori del Catania coinvolti nelle combine. Ad indagare la procura etnea che continua a passare al setaccio le numerose intercettazioni, un'altra delle quali è stata diffusa in queste ore con protagonisti Dell'Icarri e Di Luzio. Senti, quello è il treno che parte. Il re spaccato, ma quello ore 15 parte. Ho capito. Ma è l'unico treno che c'è? Ma io, lui mi ha fatto capire, fammi vedere, fammi cosare. Ma quello è un treno che parte da lì. Sto a massacrare il cervello. hai messo in mano, hai creato un mostro. Che non lo so. Tu vedi dei mostri che stanno qua. Quello stamattina mi ha aspettato per dirmi tutto e poi se n'è andato a Milano. Vuole fare la Champion, vuole fare, eh? Nel frattempo, secondo quanto raccolto da catanista.com, sembra che i giocatori delle Catania non percepiscano stipendi da oltre 4 mesi e questo inficerebbe la consegna alla Coviscoc della dichiarazione attestante i compensi ai tesserati entro aprile 2015. Al di là di arresti, intercettazioni e gare truccate, si attendono le decisioni della Procura federale, che lascia perplessi i tifosi sul futuro delle Catania. Qualora fosse accertato l'illecito sportivo commesso dai dirigenti rossazzurri, il Catania difficilmente potrà sperare nella sola penalizzazione in Serie B. La migliore delle ipotesi è la retrocessione in Lega Pro, mentre la peggiore prevede la possibilità che la società vada incontro alla radiazione o persino al fallimento. Sui tempi tutto dipende da quando gli atti della Procura di Catania verranno consegnati a quella federale. Se poi le indagini di Catania dovessero intrecciarsi con quelle di Catanzaro e Cremona, sarebbero a rischio i campionati di B e Lega Pro. È incredibile come in pochi giorni in casa Catania si sia passati dalla speranza di ripartire per un campionato da protagonisti al vedersi spazzare via dallo scandalo Calciopoli e pensare che Pasquale Marino era sul punto di firmare il suo ritorno ai piedi dell'Etna, ed invece la situazione lo ha convinto ad accettare la conferma a Vicenza. E allora noi siamo in collegamento telefonico con Bruno Capanna, che ha da poco insomma ascoltato i rumors della tifoseria Catania. Intanto buongiorno Bruno. Buongiorno Sergio. Allora, dicevo, al di là del fatto insomma che si attende la decisione della Lega o quantomeno del Tribunale Sportivo sulle sorti del Catania, che aria tira in città? Tu hai avuto modo anche di ascoltare, ma li sentiremo anche nella prossima edizione del nostro giornale, i tifosi del Catania. Bruno. Sì, è proprio così, li ho sentiti stamani, ovviamente c'è aria di scoramento, dispiace per questo fulmine a ciel sereno che è arrivato proprio quando c'era la speranza che il Catania potesse finalmente recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Serie B, ed è arrivato peraltro proprio nel momento in cui Pasquale Marino, che è al momento probabilmente il miglior tecnico che gira in Serie B, che era ad un passo dalla firma con il Catania, insomma proprio in quel momento è sia scoppiata questa vicenda che ha mandato a monte tutto. C'è scoramento, vergogna, ma soprattutto c'è così la convinzione da parte dei tifosi che se illecito c'è stato è giusto che si paghi. È giusto insomma che il Catania paghi quello che i suoi dirigenti hanno commesso in maniera illecita. Peraltro sentendo così i tifosi, soprattutto quelli più anziani, hanno rievocato il cavaliere Massimino, il presidente Massimino, dicendo che comunque ai suoi tempi tutto ciò non sarebbe potuto accadere, insomma ci sarebbe stata una gestione diversa.
Dunque, questi sono i sentimenti ed ovviamente il sentimento d'attesa, perché c'è grande attesa di capire cosa accadrà al Catania a questo punto. Non ci sono tempi certi. Senti Bruno, si parlava anche di pene molto pesanti, severe da parte della Lega, soprattutto si parlava di radiazione dei dirigenti coinvolti, poi per quanto riguarda la società si dovrà capire in che modo dovrà essere penalizzata, ma ti chiedo anche alla luce di questo, i giocatori, dicevi prima nel servizio che alcuni, anzi molti, non hanno percepito lo stipendio da qualche mese, ma al di là di questo, dico, i giocatori cosa si sa sotto questo aspetto? Beh, intanto c'è da capire se qualche giocatore del Catania si è coinvolto nella vicenda e Chiaro. su questo ovviamente sta lavorando la procura etnea. Ieri sono state risolte, come sai, le comproprietà, il Catania ha perso un paio di giocatori, ovviamente non si è presentato nessuno dalla parte catanese per le note vicende che sta attraversando la società, vedi per esempio Ferrato che è andato alla Sampdoria. Ovviamente poi ci tocca capire cosa ne sarà dei giocatori attualmente in organico, sotto contratto, contratti ricordiamo onerosi, grandi nomi, nomi importanti, e in caso di retrocessioni nel Lega Pro ovviamente bisognerà rivedere, bisognerà così capire quale sarà la nuova destinazione, ma non sarà cosa facile, tutto dipenderà da cosa, da quale sarà la decisione della Procura federale, non appena riceverà gli atti dell'inchiesta da parte della Procura di Catania. Solo allora, dopo che ci sarà questa sentenza, si potrà cominciare a ragionare anche su questo fronte, sul fronte giocatori. Bene, grazie.